Era il 25 maggio 1977 e nelle sale usciva Star Wars, oggi conosciuto con il sottotitolo Episodio 4, Una nuova speranza, un film che cambierà la storia del cinema e la storia del fantasy. Benvenuti dunque a questa quarta parte del racconto, di fronte al cui inizio qualcuno potrebbe già avere dei dubbi. Una storia del fantasy che parla di un film considerato per lo più di fantascienza? È vero che Star Wars è considerato comunemente sci-fi e giustamente per gli elementi tecnologici e l'ambientazione galattica, ma la storia è costruita più sugli archetipi del fantasy che non con le tematiche della fantascienza. Niente futuri distopici del nostro mondo, invasioni aliene o riflessioni sulla pericolosità della tecnologia. Piuttosto un ordine di cavalieri, i Jedi, che combattono con spade, seppure siano laser, che usano poteri magici, la forza, in un universo con tante razze diverse, proprio come in un mondo fantasy. La nostra Terra, ad esempio, neppure compare. Il tutto all'interno di un viaggio dell'eroe epico e imbevuto di valori cavallereschi, che hanno fortemente contribuito a decretarne di fatto la distinzione da opere simili e un successo di lunga durata. Lo stesso George Lucas, regista di Star Wars e tutt'altro che lontano dal fantasy, girerà nel 1988 un film dichiaratamente fantasy, Willow, e scriverà insieme a Chris Claremont, anche disegnatore degli X-Men, una trilogia letteraria che fa da prequel al film. A prescindere dalla categorizzazione in un genere che non è neanche indispensabile, è fuori di dubbio l'impatto di Star Wars sulla storia del fantasy, sia per aver portato al successo presso il grande pubblico certi archetipi del genere di cui vi ho appena parlato, ma soprattutto per la rivoluzione tecnica nell'ambito degli effetti speciali. La Industrial Light and Magic, divisione della Lucasfilm che si occupò degli effetti speciali, dimostrò che era finalmente possibile portare sul grande schermo un mondo interamente di fantasia, con centinaia di alieni e mostri, di mondi e scenari diversi, astronavi e battaglie credibili. Da quel 1977 in poi il fantasy prenderà definitivamente la strada che lo condurrà alla conquista del cinema e poco a poco degli altri media. Nello stesso 1977 La spada di Shannara di Terry Brooks è anche il primo libro fantasy a raggiungere la cima della classifica dei bestseller del New York Times. Il fantasy letterario si scopre improvvisamente come grande serbatoio di opere a cui attingere per il cinema, un fatto quasi banale nei decenni successivi, ma come abbiamo visto inesplorato fino a quel momento, anche per motivi appunto tecnici. Per beffa del destino, finora il ciclo di Shannara di Brooks è stato adattato solo in una serie TV del 2015, considerata non all'altezza delle aspettative. Con le nuove prospettive del cinema, la letteratura fantasy ovviamente non è scomparsa, anzi, gli scrittori sono aumentati a dismisura, tanto che dagli anni 70 in poi sarebbe impossibile citarli tutti, e il genere è uno dei più floridi. Certo è però che d'ora in avanti sarà proprio la possibilità di adattare un universo fantasy in altri media, film, serie TV, videogiochi, con il relativo merchandise, a decretare per quell'universo un effettivo posto nella storia. A volte per una posa intellettuale, a volte a ragione, gli scrittori o il pubblico, entrambi, criticheranno eventuali adattamenti di opere letterarie. Difficile negare però che in molti casi le trasposizioni siano state la vera opportunità per arrivare al grande pubblico. Un ottimo esempio è La storia infinita di Michael Ende. L'autore era inizialmente entusiasta del progetto di un film e collaborò allo script. Si vide poi lo script modificato e quando nel 1984 il film uscì, lo definì un gigantesco melodramma di kitsch, commercio, plastica e peluche, con conseguenti cause legali. Il pubblico non fu della stessa idea e decretò il grande successo del film, che fu tra l'altro l'adattamento di un fantasy né di origine britannica né americana, bensì tedesca, mostrando i segnali della diffusione del fantasy nel resto d'Europa. Ed era all'epoca il film tedesco con il costo di produzione più alto, 25 milioni di dollari.
Fatto non da poco, il merito del successo va in parte attribuito anche agli effetti speciali realizzati da Ryan Johnson, che aveva già lavorato proprio alla saga di Star Wars. Diverso destino toccò al capolavoro dell'età dell'oro del fantasy, Il Signore degli Anelli. Molti pensarono di adattarlo, tra questi nomi famosi come Steven Spielberg, Stanley Kubrick, la Walt Disney e addirittura i Beatles. Alla fine un adattamento live action sembrò all'epoca un'impresa troppo grande anche per questi nomi. Nel 1977 uscì un adattamento animato del regista Ralph Bakshi, realizzato con la tecnica del rotoscopio, che consiste sostanzialmente nel ricalcare i singoli fotogrammi di un video. Il film era decisamente troppo sperimentale e non raggiunse neanche lontanamente il successo dell'opera di Tolkien, così come neanche gli adattamenti dello Hobbit e del Ritorno del Re della Rankin Bass, rispettivamente del 1977 e del 1980. L'esperimento di Bakshi è stato in parte fonte di ispirazione per la trilogia cinematografica degli anni 2000, ma bisognerà aspettare appunto più di 20 anni per vedere il successo di Tolkien sul grande schermo. Fino ad allora, Il Signore degli Anelli sarà considerato un film impossibile da adattare. Proprio a causa del successo del Signore degli Anelli al cinema solo negli anni 2000, alcuni pensano che il cinema fantasy sia una sorta di prerogativa del nuovo millennio. In verità, un primo boom del filone si ebbe proprio negli anni 80. Il 1981 fu ad esempio un anno cardine per il cinema fantasy. Uscì Excalibur di John Boorman, che portò alla ribalta il ciclo arturiano nei live action, nonostante ci fossero state altre rielaborazioni e altri adattamenti lungo tutto il corso della storia. Questo imponente film farà sì che da lì in poi il ciclo di Artù, che era sempre stato tra le ispirazioni privilegiate per il fantasy, non mancherà mai, con film e serie in tutti i decenni successivi. Il 1981 è anche l'anno di Dragon Slayer, in italiano Il Lago del Drago di Fuoco. Non eccessivamente conosciuto oggi, era all'avanguardia per molti motivi. Non era tratto da una saga letteraria preesistente e dunque aveva trama e ambientazioni totalmente originali, dimostrando l'interesse per una narrazione fantasy pensata direttamente per il cinema. Cercava di evitare gli stereotipi dell'ambientazione medievale con una cupa e tetra ambientazione post-romana e presentava un drago realistico, sempre grazie a quel Ryan Johnson che lavorerà alla Storia Infinita e alla Industrial Light & Magic, insomma il Dream Team degli effetti speciali del tempo. In un decennio le grandi case di produzione cinematografiche passeranno da una manciata di film fantasy dei periodi precedenti a decine di produzioni all'anno, che faranno pure il salto di qualità da produzioni secondarie a veri e propri cavalli di battaglia, con budget crescenti e registi e attori di rilievo. Conan il Barbaro, Dark Crystal, Lady Hawk, Legend, Labyrinth sono solo alcuni tra i molti film fantasy degli anni 80, talvolta grandi successi, talvolta recepiti in maniera più controversa, quasi tutti divenuti cult per i fan del genere e fonte di ispirazione per le opere successive. Ad accomunarli è un fantasy a tratti contaminato con l'horror e con la fantascienza, non a caso sorto da produzioni cinematografiche, per lo più americane. Gli Stati Uniti erano il luogo dove vari generi avevano convissuto e si erano reciprocamente influenzati sulle pagine dei pulp magazines e dove si era affermato il fantasy oscuro di Lovecraft e Howard. Per tutti gli anni 80 e 90 sarà questo background a farla da padrone. Dark fantasy, la definizione con cui si può tentare di riassumerlo, croce e delizia di un'epoca. Difficilmente in seguito si vedrà di nuovo un fantasy così disturbante. Allo stesso tempo, queste caratteristiche lo manterranno in un certo senso vietato ai minori, togliendogli delle fette di pubblico.
Lo dimostra il caso della Walt Disney. Vedendo le potenzialità del genere, provò ad inserirlo addirittura tra le sue produzioni animate e fece uscire nel 1985 The Black Cauldron, in italiano Taro nella pentola magica, tratto dalle cronache di Prydain. Con un budget di 44 milioni di dollari era all'epoca il film più costoso della storia e il primo a utilizzare nell'animazione tecniche di computer grafica. A differenza degli altri classici Disney, non conteneva però canzoni e vi erano stati inseriti elementi molto adulti e un'atmosfera tenebrosa. Il pubblico di famiglie con bambini evidentemente non era lo stesso cui erano rivolti i live action dark fantasy. Taron sarà un enorme flop e manderà la Disney sull'orlo del fallimento. Il successo del fantasy negli anni 80 per un pubblico di ragazzi più grandi e di adulti è comunque evidente dal moltiplicarsi dei fandom e delle convention dedicate, dagli influssi nella musica, nella rielaborazione di suoi elementi in chiave comica e satirica, come nella saga Discworld di Terry Pratchett e nell'avvicinamento di autori più dediti ad altri generi, come Stephen King con il suo monumentale ciclo La Torre Nera. Insieme all'affermazione in ambito cinematografico, il fantasy raccolse anche i frutti seminati da Dungeons & Dragons, che aveva dato linfa a questa nuova stagione. Proprio Dungeons & Dragons si rivelerà uno dei primissimi franchise a proliferare in tutti i media. I manuali del gioco, assieme alla rivista ufficiale Dragon, danno avvio a serie di fumetti e ad interi universi immaginari divenuti celebri, come i Forgotten Realms. Da questi si svilupperanno vere e proprie saghe letterarie, come la saga di Drizzt di Robert Anthony Salvatore o Dragonlance di Tracy e Laura Hickman. Altri giochi, come il Wargame Warhammer, uscito nel 1983, ne seguiranno la scia e sarà soprattutto alla base della struttura dei primi videogiochi di ruolo. I videogiochi stavano vivendo un momento d'oro tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80 e qui si ricavò il suo terreno, pure il fantasy. Al 1974 risale un primo videogioco basato su Dungeons & Dragons e sviluppato all'Università dell'Illinois del Sud, chiamato semplicemente D&D, che è famoso per essere stato il primo videogioco ad aver introdotto quelli che oggi sono conosciuti come boss, i nemici più forti di un certo stage di gioco. Ma sarà nel 1980 che uscirà il più influente tra i videogiochi di ruolo. Un gruppo di ex studenti dell'Università di Berkeley programmò il videogioco ROG, accompagnato dal chiaro sottotitolo Exploring the Dungeons of Doom. ROG è un videogioco in cui il giocatore è il ruolo di un avventuriero che si addentra in un antro sotterraneo pieno di mostri e di tesori per recuperare un amuleto al fondo di una serie di livelli, che darà vita ad un'intera categoria di videogiochi, i Dungeon Crawls o Roguelike, proprio perché ispirati allo stile di ROG. Man mano verranno implementate un numero sempre più alto di meccaniche dei giochi di ruolo su carta in serie di grande successo come Ultima e Wizardry e, negli anni 90, Might and Magic, che saranno la base per il filone fantasy nei videogiochi. Pur nel suo grande impatto sul fantasy, Dungeons & Dragons è un franchise che non è mai andato d'accordo con il cinema. Il connubio con il grande schermo ha finora prodotto pessimi risultati con un criticatissimo film del 2000 e altri sequel dichiaratamente B-movies. Certo, negli anni 80 la storia che vi sto raccontando ha ancora il suo centro propulsivo negli Stati Uniti e nel mondo anglosassone. Altrove il fenomeno arriva ma non porta in maniera dirompente la nascita di una visione alternativa. Solo un paese starà al passo con le novità statunitensi, il Giappone. Negli anni 80 il Giappone è un paese in forte crescita economica nella fase più matura del cosiddetto miracolo economico giapponese. Molti credono che diventerà la prima potenza economica mondiale agli albori del XXI secolo. In quel momento poco importa che la crisi degli anni 90 smentirà le previsioni.
L'Estremo Oriente era ed è in parte tuttora legato ad un fantastico basato sulla propria mitologia e sulla propria storia. Affacciatosi però progressivamente al mondo occidentale, il Giappone ne trarrà degli aspetti per poi rielaborarli a modo proprio. Tra questi, l'universo del fantasy occidentale, che sarà poi esportato di ritorno verso la stessa America e nel resto del mondo. È sempre Dungeons & Dragons ad ispirare un'opera di grande successo, Record of Lotus War di Ryo Mizuno, un'ampia serie di romanzi illustrati basati su campagne di D&D, che replica lo schema di Dragonlance in America, dando vita a un universo trasposto in manga e serie animate. Benché non famosissimo oggi, rimarrà un'icona del fantasy occidentale in versione giapponese. Nei videogiochi, il Giappone farà ancora meglio superando le fonti di ispirazione americane che erano soprattutto Wizardry e Ultima. Nel 1986 la casa Enix pubblica Dragon Quest, che si avvaleva tra l'altro del character design di Akira Toriyama, il mangaka all'apice del successo con il suo Dragon Ball. La serie vanterà un franchise decennale. Nel 1987 la casa rivale Squaresoft, stupita dal successo di Dragon Quest, fa uscire Final Fantasy, altra celebre serie che non ha molto bisogno di presentazioni. Un mondo con una mappa molto vasta e meccaniche di gioco mai viste prima inseriscono il titolo nella storia dei videogiochi e salvano la casa dalla bancarotta. Le due rivali Enix e Squaresoft si fonderanno nel 2003 nella Square Enix, portando i due titoli nella stessa scuderia. Nel 1986 Nintendo aveva dato avvio ad un'altra serie di grande successo, The Legend of Zelda. Insomma, i Japanese roleplay game erano pronti ad imporsi sul mercato, dove arriveranno in breve al vertice. Parlando di Giappone, sicuramente vi starete domandando dove siano manga e anime. Proprio negli anni 80 entrambi stavano acquisendo popolarità anche in Occidente, ma entrambi risentono di un rapporto abbastanza difficile tra fumetti e fantasy, e tra animazione e fantasy che abbiamo visto già nella storia occidentale. Dalle ceneri dello studio Topcraft, che aveva lavorato peraltro agli adattamenti animati delle opere di Tolkien della Rankin Bass di cui vi ho parlato all'inizio, nasce nel 1985 lo studio Ghibli di Hayao Miyazaki. Diventerà una delle più famose letture del fantastico animato giapponese, spesso paragonato e contrapposto al più grande studio d'animazione occidentale, la Walt Disney. I manga vantano nel fantasy un paio di fiori nel deserto. Bastard di Kazushi Hagiwara, serializzato dal 1988, e soprattutto Berserk di Kentaro Miura, iniziato nel 1989. Sia Bastard che Berserk prediligono il dark fantasy ispirato ai film statunitensi dell'epoca, essendo chiaramente dedicati ad un pubblico adulto. Per la sua influenza e per il suo successo, Berserk può essere considerato una sorta di Signore degli Anelli dei manga. Trama e tematiche pari alle grandi saghe letterarie, insieme ad una qualità del disegno ai massimi storici, hanno fatto sì che sia quasi unanimemente ritenuto il miglior manga fantasy mai pubblicato, nato da una perfetta commistione tra fantasy e elementi gotici e horror che ne fanno un canone indiscusso del dark fantasy. Dopo la ricca stagione degli anni 80, i 90 si svegliano con un fantasy ormai canonizzato. Le miniere letterarie inesplorate pre-anni 60 hanno rivelato in parte i loro tesori. I film, i giochi di ruolo, i videogiochi hanno fatto il resto. Il protagonista eroico, il mago saggio, il signore oscuro, l'antica città elfica e la caverna del drago sono elementi chiaramente riconoscibili. Si avverte il bisogno di una ventata di novità. Forse la più frequente critica al fantasy tolkieniano, che a questa altezza storica potremmo ormai definire classico, è proprio una certa semplificazione dei personaggi e una suddivisione troppo netta tra bene e male.
un giudizio sicuramente generalizzante, ma che ha in sé delle basi di verità e che spinse a nuove proposte anche in letteratura. La ruota del tempo, saga di Robert Jordan, iniziata nel 1990 e completata poi da Brandon Sanderson, presentava ad esempio un mondo fantasy estremamente vasto e dettagliato e un ampio cast di personaggi. È stata recentemente adattata in una serie TV dopo aver dato origine a videogiochi e giochi di ruolo. Lo stesso Robert Jordan scrisse il messaggio promozionale per un libro pubblicato nel 1996, A Game of Thrones, di George Martin. Il libro è il primo delle cronache del Ghiaccio e del Fuoco, saga che è stata portata alla fama mondiale dalla serie TV della quale parleremo al momento opportuno. Martin è considerato per certi versi proprio una sorta di anti-Tolkien e, pur avendo sempre espresso grande ammirazione nei confronti di Tolkien, la sua storia sembra nascere proprio dalle critiche che si possono fare al fantasy classico, rovesciando negli stereotipi e dall'ondata dark fantasy americana del decennio precedente. Avevamo personaggi poco credibili, un banale buoni contro cattivi? Martin crea personaggi realistici, sfaccettati, che cambiano schieramento in base ai propri interessi. Per rimarcarlo, la storia è narrata dal punto di vista di tanti personaggi diversi, ognuno con la sua visione, un artificio vecchio in letteratura, ma nuovo nel fantasy, che infatti ha ispirato subito altri autori. E poi anche i protagonisti possono morire in qualunque momento, scelta rivoluzionaria per il fantasy classico dove il pubblico dà per scontato che il protagonista sopravvivrà a qualunque ostacolo e avrà la meglio sull'antagonista. Il mondo delle cronache del Ghiaccio e del Fuoco è poi così curato negli aspetti geopolitici che, leggendo, sembra discorrere un manuale di storia. Aspetti puramente fantastici, magia e draghi, per dirne due, sono usati con parsimonia, aumentando la credibilità dei fatti narrati e rivolgendosi così anche ad un pubblico che non è necessariamente già appassionato di fantasy. Una proposta simile è quella della saga di Geralt di Rivia del polacco Andrzej Sapkowski, resa celebre poi dalla serie di videogiochi The Witcher. Pur con molti più elementi tolkieniani, anche lui predilige un fantasy oscuro, un universo dove a dominare sono la guerra e la violenza. Notevole anche perché sarà tra le prime espressioni di un vero fantasy dell'Europa continentale ad affermarsi a livello mondiale, sicuramente il più importante esempio di fantasy dei paesi dove per decenni il genere era stato scoraggiato. Il cinema degli anni 90 è segnato dalla preponderanza di atmosfere gotiche e horror, a saperle condire di un tocco di fantastico è Tim Burton, che aveva lavorato pure a quel Taron che per poco non uccise la Disney. Il più noto film fantasy degli anni 90 è sicuramente Dragonheart, con grossi avanzamenti negli effetti speciali. Abbiamo il primo drago realizzato interamente in CGI e l'inizio di una serie che produrrà molti sequel. I videogiochi di ruolo proseguono l'ascesa iniziata negli anni 80 e in America si affermano due delle case di produzione più rilevanti per il settore: Bethesda, che sviluppa la serie The Elder Scrolls, e Blizzard, che sviluppa Diablo e soprattutto Warcraft. Gioco di strategia che diventerà un riferimento e un modello negli anni 2000. Proprio tra appassionati di giochi e videogiochi di ruolo nasce una piccola casa indipendente di Seattle, la Wizards of the Coast. Nel 1993 la Wizards approverà l'idea di un dottorando in analisi combinatoria, Richard Garfield, di produrre il primo gioco di carte collezionabili della storia, Magic: The Gathering. Magic unisce l'ambientazione, la complessa lore fantasy all'aspetto di un gioco competitivo e fa leva sul desiderio dei giocatori di collezionare carte rare e forti. In breve è un successo clamoroso che si impadronisce di una grossa fetta di pubblico prima legata ai soli giochi di ruolo. Rimane fino ad oggi il trading card game più venduto al mondo, con singole carte dal valore di decine di migliaia di euro, in lotta con il Pokémon TCG e Yu-Gi-Oh! Come era stato già per i videogiochi, Yu-Gi-Oh! È l'altra faccia della medaglia dei TCG in stile giapponese, non a caso prodotto da una casa di sviluppo di videogiochi,
la Konami. Ispiratosi a Magic, ha però sviluppato meccaniche e stile totalmente suoi, essendo anche la massima espressione del fantasy occidentale riletto in chiave giapponese, in un gioco fisico. Tratto da un manga iniziato nel 1996, raggiungerà il successo mondiale nei primi anni 2000. Nel 1997 la Wizards of the Coast acquista la proprietaria di Dungeons & Dragons, che era stato per un ventennio il riferimento del fantasy nei giochi e nei videogiochi. Il 25 giugno dello stesso anno una certa scrittrice inglese pubblica il libro che darà una nuova svolta alla storia del fantasy, eventi che traghetteranno il genere verso il pubblico definitivamente mondiale del nuovo millennio. Ma di Harry Potter e degli anni 2000 parleremo, se vorrete essere ancora qui, nella prossima parte di questa storia del fantasy. Se avete apprezzato il video, potete recuperare le parti precedenti che trovate nella playlist in descrizione. Sul canale escono altri video in tema, dunque iscrivetevi e attivate le notifiche per non perderveli. E se siete arrivati fin qui, non posso che ringraziarvi. Commentate qua sotto con il vostro gioco fantasy preferito. A presto!